Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie recht herzlich zur Ausstellung New Exhibition hier wieder in Civitavecchia. Vor einem Jahr waren wir schon in dieser wundervollen Stadt und haben eine Ausstellung organisiert, zusammen mit Flavia Apel, Francesco Mauro und Lavinia Trotti. Und auch dieses Jahr haben wir wieder einen Austausch organisiert zwischen deutschen und italienischen. Io sono Lavinia Trotti, sono la curatrice italiana di questo progetto. Questo è Artispazio e adesso andiamo a vedere direttamente gli artisti presenti in questa esposizione di mostra di arte contemporanea. Il primo che vediamo è Giovanni Dalben, che è un grafico che si è specializzato in particolare su land lettering e la tipografia, quindi ha lavorato sulla parola come segno e non come significante, l'ha smembrata delle sue connotazioni più linguistiche per concentrarsi proprio sul segno grafico, sulla forma. Sono alcune sono disegnate direttamente a mano, trasportate al computer e lavorate al computer, e poi con il colore rinforza notevolmente il segno grafico che caratterizza, insomma, le sue opere. Adesso vediamo una delle artiste tedesche e vi prego di scusare la mia pronuncia. La signora si chiama Stange e è una fotografa che lavora soprattutto con la luce, una fotografa che tende a far perdere il senso stesso delle proprie fotografie. Lei fa una fotografia tendenzialmente astratta, concentrandosi sulla luce, appunto, e dove perde di senso il soggetto stesso della fotografia per concentrarsi più sulle forme. Passiamo ad un altro artista locale. Questo è un artista civitavecchiese, Francesco Mauro, che si occupa di iperrealismo a matita e a penna. In questo caso vediamo due monete romane antiche riprese punto punto per quella che è la loro forma e le loro fattezze. Quest'opera è sempre della fotografa Stange, che abbiamo visto precedentemente e di cui citiamo appunto i giochi di luce e astratti, sempre della Stange, dove perde definitivamente il senso di quello che stiamo osservando, diluendosi in una composizione astratta. L'opera che vediamo è sempre di Giovanni Dalben, esperto in hand lettering. Le fotografie sono di Chiara Scardozzi, fotografa civitavecchiese, che si è concentrata sul rapporto uomo-natura e nello specifico uomo-acqua. Il video appartiene a Kurt Schmitz, che è un artista che vive a Colonia, e lui si intende soprattutto di installazioni video, appunto, con la sua tematica principale è la privacy. Vediamo poi delle fotografie sempre di Chiara Scardozzi, e il suo lavoro oscilla tra l'Italia e l'Ungheria, e è fondamentale, come dicevamo, la relazione che assume l'uomo con l'elemento che l'ha generato, l'acqua. Ancora un'opera di Giovanni Dalben, dove vediamo sempre un uso del colore smodato e molto caratteristico per enfatizzare il segno grafico, che è poi parola. Queste sono delle opere di Flavio Pell, l'aggiuntura tra noi, tra Civitavecchia e Kassel, che è un caro amico. Lui è un disegnatore che compone personalmente le opere che poi realizza, e soprattutto a matita. Poi vediamo un'altra opera di Giovanni, in cui la parola è appena poco più percepibile, per poi diluirsi in una serie di segni differenti. Questi piccoli lavori, piccoli e complessi lavori, sono dell'artista Florence Granozio, che utilizza materiali quotidiani come la plastica sciolti per realizzare dei soggetti astratti, ma che ricordano palesemente dei paesaggi. Opere di Francesco Mauro in iperrealismo, un'altra opera di Flavio Apel. Questa è un'opera della Stange, della fotografa. Poi vediamo delle altre fotografie della Cadillari, un'altra artista tedesca direttamente da Kassel, che si occupa soprattutto di fotodocumentario dell'Albania, da dove proviene.
un'altra fotografia dell'artista fotografa Catellari. Abbiamo l'artista ignota Yves, che si concentra performance e installazioni luminose come questa che vedete alle mie spalle. Infine le opere e le sculture del maestro tarquinese Calandrini. Liebe Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde der Kunst. Ja, dein Job. Io devo fare per me una novità assoluta perché io non faccio il traduttore. Allora, benvenuti a tutti, buona serata a tutti, amici dell'arte. Herzlich willkommen zu dieser Ausstellung, New Exhibition in der Connessioni, wieder hier in Civitavecchia. Benvenuti un'altra volta alla seconda edizione di Interconnessioni New Exhibition a Civitavecchia. Dieses Jahr stellen wir 10 Künstler vor aus Deutschland und aus Italien. Quest'anno vi presenteremo 5 artisti tedeschi e 5 artisti italiani. Zu den Künstlern selbst wird Lavinia später noch mehr erzählen. Lavinia vi parlerà degli artisti e parlerà anche di questa interconnessione. Und dann bin ich schon beim nächsten Punkt, nämlich die ganzen organisatorischen Dinge, die hier gelaufen sind über ein Jahr, sind mit großem Dank anzubringen an Lavinia Trotti, Francesco Mauro und Flavio Apel. Grazie. Per averci insomma, ospitato nella sua seconda casa. Ringraziamo l'Ambasciata Federale di Germania di Roma per il patrocinio e anche TLG, che qualcuno si è ancora capitato di vedere, ha mandato in onda un inserto su di noi. Interconnessioni, come hanno già detto, nasce dall'anno scorso, dall'unione in particolar modo tra Francesco e Flavio. Abbiamo deciso di riproporre nuovamente questo scambio perché è un e abbiamo deciso di ampliare la proposta di artisti e creato piante.